Mio padre ormai era spaesato, non capiva che lo stavano ingannando, e secondo me non è stato nemmeno l'unico ad essere truffato in quel modo. Non voglio rivolgere nessun appello al suo truffatore, non serve. Spero solo che papà torni, perché perdere un padre in questo modo non è accettabile. Ho tante cose da dirgli ancora. Abbiamo tanto di cui parlare, tutto si può superare. Queste parole toccanti appartengono a Luca Bonzi, il figlio di Gianfranco Bonzi, scomparso da Milano un mese fa dopo essere stato vittima di una cosiddetta truffa romantica, un inganno che colpisce molte persone buone e ingenui. Gianfranco, noto come Franco, ha lasciato il suo posto di lavoro come custode intorno alle 18:55 del 23 marzo. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre se ne andava con un trolley senza dire nulla a nessuno. Prima della sua misteriosa scomparsa, aveva pubblicato su Facebook una foto con un cuore spezzato e una frase inquietante: «Questo è il mio ultimo post e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa, una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere. Un saluto a tutti e soprattutto agli amici più cari coi quali ci siamo divertiti parecchio. Buona continuazione, Gianfranco». A cosa si riferiva? Qual è stata la delusione sentimentale cui ha fatto riferimento? Riordiniamo gli eventi. L'uomo attraversava un periodo oscuro, soprattutto dopo la recente perdita della sua amata madre. Si era rifugiato su Facebook, dove aveva fatto amicizia con un utente che si spacciava per Dua Lipa, la famosa cantautrice britannica di origini albanesi, celebre per i suoi successi musicali in tutto il mondo. Convinto che la persona con cui chattava fosse realmente Dua Lipa, Gianfranco è stato probabilmente ingannato dalle foto del profilo che ritraevano la bella artista. La presunta Dua Lipa dichiarava di amarlo e lui, senza esitare, le ha inviato del denaro quando glielo ha chiesto, anche se non si conosce l'ammontare esatto. Si è scoperto poi che il profilo era falso, una truffa orchestrata da qualcuno che si stava approfittando di lui. Gianfranco non si è insospettito nemmeno quando il truffatore ha sostituito la foto del profilo di Dua Lipa con quella di un'altra donna. È stato solo quando il profilo su cui aveva conosciuto la presunta Dua Lipa è scomparso da Facebook che ha aperto gli occhi. È stato un duro colpo per lui, forse realizzando di essere stato ingannato. Questo potrebbe averlo spinto a fuggire, travolto dalla vergogna o dall'umiliazione. La famiglia ha contattato la trasmissione Chi l'ha visto, che ha iniziato a indagare sul caso, riuscendo a risalire al profilo truffaldino. Una giornalista ha contattato la presunta Dua Lipa, la quale ha risposto chiedendo un bonifico di 50 euro per andare a cercare Franco a Cagliari, e ha fornito un numero di codice fiscale per effettuare il pagamento, ma questo è stato un errore. Il codice fiscale è associato a un certo Marcello del Popolo di Giarre, Catania, un aspirante ballerino conosciuto con il soprannome di Cubista Mizuno, l'Immortale. È un uomo gentile e ingenuo che balla da solo nelle piazze per divertire la gente. Ma non sembra essere la persona dietro la falsa identità di Dua Lipa. È probabile che qualcuno abbia usato il suo codice fiscale ingannandolo a sua volta. Contattato, Marcello nega qualsiasi coinvolgimento. Anche Michele Bonzi, il fratello di Franco, non crede che Marcello, il cubista, sia il truffatore ricercato. È evidente che il vero colpevole sia qualcuno di molto più astuto e organizzato. Michele ha implorato il fratello di tornare a casa. Sono cose che possono essere superate. Può succedere di fare degli errori, ma tutto si risolve. C'è un particolare che offre un barlume di speranza. Prima di partire, Franco ha fatto la spesa in un supermercato nei pressi della sua casa, nel quartiere Brera di Milano. Ma il suo frigorifero è stato trovato vuoto. Si ipotizza che abbia fatto scorta di beni di prima necessità per trovare rifugio da qualche parte. Bonzi è una figura molto nota nel suo quartiere, descritto come un uomo spiritoso e devoto al lavoro. Riguardo alla sua storia d'amore sui social media, ne aveva parlato con il figlio e gli amici. Questi ultimi avevano cercato di aprirgli gli occhi e metterlo in guardia, ma lui era determinato a seguire la sua strada. Le attenzioni ricevute lo gratificavano,
e anche se non aveva mai incontrato di persona la presunta Dua Lipa, diceva a tutti di essere fidanzato con lei. La famiglia si rivolge a chiunque possa avere informazioni per aiutarli a scoprire dov'è finito Franco e per continuare a indagare su questa storia assurda, al fine di identificare la persona che ha sfruttato la sua vulnerabilità per estorcergli denaro.